grazioso borgo della Ciociaria, Pastena sorge su una collina a 318 metri sul livello del mare. Posta sulla vecchia linea di confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, Pastena incanta per la bellezza di un centro storico intatto, testimone di una storia millenaria, la purezza della natura e la salvaguardia delle antiche tradizioni contadine. Pastena è un comune collocato nell'entroterra e siamo esattamente a 100 km da Napoli e 100 da Roma, percorrente l'autostrada del Sole Roma-Napoli, con uscita a Ceprano. Siamo nella provincia di Frosinone, le varie arterie possono essere raggiungibili da Frosinone, da Ceprano e da Pontecorvo, e in più siamo collegati a 30 km dal bacino del balneare, che sarebbe Fonti Sperlonga di Racina, cioè 25 km si può anche raggiungere le zone balneari. Attraverso l'intrigato dedalo di vicoli, compreso tra le caratteristiche mura di cinta e le 15 delle originarie 25 torri di avvistamento poste a difesa del vecchio borgo medievale, si giunge alla chiesa più importante della città, quella di Santa Maria Maggiore. Recentemente restaurata, durante i lavori sono state rinvenute due nicchie che contengono oggi l'effigie in basso rilievo dei due santi compatroni, Santa Elena e San Sinforo. Le cui sagome di circa 14 metri proteggono idealmente l'intera cittadina dalla sommità del Monte Solo. Passeggiando nel centro storico, velocemente si giunge alla chiesa di Santa Maria al Parco, il cui nome deriva quasi certamente dal fatto che in origine insisteva su un terreno riservato a giardino o recintato. La facciata, di pietra calcarea e da poco ristrutturata, risale alla seconda metà del XVII secolo. Da qualche anno la chiesa è stata sconsacrata per essere adibita a scuola di teatro in onore del celebre Nino Manfredi. Le casette, addossate le une alle altre,
gli incantevoli paesaggi, le bellezze artistiche fanno di Pastena un luogo decisamente da scoprire. Il tessuto economico del centro Frusinate ha conosciuto nel corso degli anni un'evoluzione dal settore agricolo a quello industriale ed infine a quello turistico. Una particolare realtà imprenditoriale è quella dell'ADL Costruzioni e Restauri, azienda che oltre alla realizzazione di nuove strutture è specializzata in lavorazioni che mirano al recupero di un edificio, riportandolo a un preciso momento della sua epoca in cui esso si definisce compiuto, il cosiddetto stato normale. Sono titolare dell'impresa ADL Costruzioni e Restauri. La mia impresa nasce 5 anni fa e attualmente occupa 5 operai. La mission dell'ADL Costruzioni è una mission, secondo me, molto importante. Attraverso delle tecniche di consolidamento, noi vogliamo recuperare un patrimonio edilizio esistente e cercare di salvaguardarlo il più possibile, cercando così di consegnarlo alle prossime generazioni e a noi stessi nel migliore dei modi. Per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del fabbricato si eseguono tecniche di lavorazione appropriate con l'impiego di personale specializzato e materiali di prima scelta che consentono innanzitutto di mettere in sicurezza lo stabile nel pieno rispetto delle vigenti normative antisismiche e di curare minuziosamente le finiture interne. ADL si pone come un'impresa in grado di soddisfare le esigenze di quelle persone che vogliono appunto conservare il patrimonio edilizio esistente. E tutto questo si fa attraverso delle tecniche costruttive ben precise, attraverso l'esperienza degli operai, attraverso l'esperienza della manovalanza. E tutto questo nasce attraverso uno studio di progettazione ben preciso.
Molto particolare la stuccatura delle facciate a pietra, per le quali si ricorre alla tecnica della testa rasa, che grazie all'impiego di materiali naturali, quali ad esempio il coccio pesto, una malta antichizzata, riesce a dare al paramento murario esterno lo splendore di un tempo. Nel rispetto dell'ambiente circostante, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla struttura originaria dell'edificio, le coperture vengono realizzate sovrapponendo a una lamiera grecata e a pannelli isolanti di 10 cm fogli di rame che, una volta ossidati, assumono la stessa colorazione del coppo antico. Hobby, e questo al fine sempre di contraddistinguere, di dare un accento importante alla finalità della nostra azienda, è quello di creare degli elementi di arredo che in qualche modo possono andare a distinguere il nostro operato. In questo caso abbiamo un semplice coppo antico, però questo è stato lavorato all'interno in maniera tale da creare una plafoniera da mettere a muro. Altra azienda che opera nel settore delle costruzioni è la Legno Design, che si occupa della produzione di legno lamellare. Le travi, una volta tagliate e sagomate, diventano elementi finiti pronti per la messa in opera. We'll be right back.
A pochi chilometri dal centro abitato, la giovane società BioPowered rivolge l'attenzione alla produzione di energia elettrica e allo stesso tempo allo studio e alla ricerca sull'energia pulita, rispondendo dunque all'invito delle istituzioni internazionali di ridurre le emissioni di CO2 per evitare che il cosiddetto global warming peggiori ulteriormente la già grave situazione climatica mondiale. Rappresento la BioPowered, sono un tecnico commerciale da BioPowered, vengo da un processo di innovazione, avendo 3 anni fa cercato di trovare l'alternativa al gasolio per la produzione di energia elettrica, abbiamo ipotizzato di orientarci sulle fonti rinnovabili e dopo 3 anni abbiamo pensato di portare avanti un progetto più interessante e quindi produrre energia elettrica per metterla anche in rete. Il progetto della BioPowered prevede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'uso di oli vegetali ottenuti dalla spremitura di semi di piante oleaginose in un frantoio in loco. Dai residui derivati dalla spremitura dei semi di girasole si produrrà pellet, che potrà essere utilizzato sia per il riscaldamento che per gli allevamenti come mangime per animali. Dall'impianto da 950 kW della centrale a olio vegetale, che consentirà di abbattere le emissioni di CO2 fino al 90%, si otterrà infine anche l'energia necessaria per fornire il processo produttivo di acqua calda. La centrale entrerà a regime nei prossimi 4 mesi. Il processo produttivo per la produzione di energia elettrica avviene dal semplice stoccaggio dell'olio vegetale dai silos, dell'olio vegetale attraverso una centralina elettronica alimenterà il motore che anziché essere alimentato da gasolio verrà alimentato da questo olio vegetale. Il gruppo elettrogeno svilupperà dei kilowatt, questi kilowatt attraverso dei trasformatori e delle apparecchiature cosiddette
elettroniche che ci interfacceremo con l'Enel e praticamente immetteremo sulla rete nazionale tutti i kilowatt o parte dei kilowatt prodotti. I punti eccellenti di questo progetto sono fondamentali, in quanto il nostro obiettivo è quello di innanzitutto non inquinare, produrre energia elettrica, creare posti di lavoro ma soprattutto creare delle filiere anche a livello agricolo, produttivo agricolo. In località Contrada Grotte del Portuso, all'interno della catena dei Monti Ausoni, in un'area marginale di un antico policarsico, si aprono le grotte di Pastena. Scoperte nel 1926 dal barone Carlo Franchetti, sono annoverate tra i maggiori complessi speleologici della nostra penisola, registrando un flusso turistico di circa 50.000 visitatori all'anno. Il Consorzio delle Grotte di Pastena e Collepardo è nato all'incirca negli anni 90. Era sorta l'esigenza di gestire in modo proficuo questa realtà turistica delle nostre zone e allora si è pensato di fare un consorzio dove il Comune di Pastena era il comune capofila e insieme al Comune di Pastena c'era il Comune di Collepardo che anche lì c'ha una realtà tipo la nostra come le grotte di Collepardo. Insieme a noi, per un'esigenza più che altro politica, è presente tuttora anche la provincia di Frosinone. All'interno delle grotte, le cui rocce risalgono all'era mesozoica con un'età compresa tra gli 80 e i 50 milioni di anni, è attrezzato turisticamente con comodi sentieri che permettono di visitare il ramo superiore, fossile, lungo 880 metri. Il ramo inferiore, ancora attivo, si estende per 2.217 metri ed è invece riservato all'attività speleologica. Di particolare suggestione e bellezza è la sala del Lago Blu. La sala del salice piangente, così chiamata dalla forma, simile a un salice, di una colonna, costituita dall'unione di una stalattite e una stalagmite, e la sala delle colonne, ove il soffitto è unito in più punti al pavimento mediante numerose colonne.
complesso delle grotte di Pastena, importante attrattore turistico, sta portando alla creazione di diverse strutture ricettive extraalberghiere, in particolar modo bed and breakfast, e sviluppando un indotto economico molto importante. L'obiettivo futuro è quello di far fermare il turista a Pastena non per un giorno a visitare le nostre cose, ma per farlo fermare settimane, 15 giorni. E siamo intenzionati a poter dire: dove vai in ferie? Vado a Pastena a passare 15 giorni a Pastena. E questo lo vogliamo fare con delle strutture ricettive che possono tenere impegnate i nostri visitatori, tenendo presente anche che stiamo a una distanza di 20 minuti dal mare, e quindi unire l'entroterra anche con il mare. Incantevole e pittoresco, Pastena presenta sul suo territorio una giusta combinazione di tradizioni, turismo, tecnologie e rispetto per l'ambiente. Mm-hmm.